Tenente! Tenente! Che vi è successo, soldato? Dov'è il vostro cavallo? Non ce l'ha fatta, signore. Ho camminato per più di 5 leghe. Mi sono fermato qui. Purtroppo la fretta di arrivare. Allora, continuerete insieme a me, soldato. Non vi invito a salire sul mio, perché è sfiancato, sta peggio di me. Ci dovrebbe essere un convento, non molto lontano da qui. Lì troveremo qualcuno che ci darà un cavallo. Grazie, tenente. Andiamo. Sì. Il cavallo non ce l'ha fatta. La mia ragazza è molto bella e sono molti gli uomini che la corteggiano. Ho paura che qualcuno me la porti via, approfittando della mia assenza. Quando un uomo è lontano e passa tanto tempo... Ditemi, vi interessa conoscere la mia opinione? Certamente. Io penso che né la distanza né il tempo abbiano importanza quando l'amore è sincero e sì. Forte. Ma sapete, tenente? Sì? Si raccontano tante storie. Sì, certo, ma non dovete farci caso. Lo so per esperienza. Tutti gli anni di prigionia, o la distanza, o il tempo, niente è riuscito a cambiare quello che sento nel cuore. Deve essere molto bella, eh? Per me è la più bella delle donne. Ed è pura, buona. Avreste dovuto vederla lottare contro il fuoco. Oh, una fiera. E invece così tenera nella cura degli ammalati. Ah, basta, non ne parlo più, ma così è la mia Maria. E perdonatemi, tenente, non avete più saputo niente di lei in tutto questo tempo? No. No, però so che mi aspetta. E per me è sufficiente. La sete non è amica delle parole. Per favore, portate un piatto di minestra calda e soprattutto dell'acqua per questi poveri soldati. Scusatemi. Se ora poteste dare un cavallo al mio amico, ve ne sarei eternamente grato. Possiamo procurarcelo, però bisognerà aspettare un po' di tempo. Sì, certo. Non volete riposare mentre aspettate? Accetto volentieri il vostro invito. E voi, tenente? Vi debbo confessare che se accettassi di farlo, padre, ho molta paura che non riuscirei più a rialzarmi. Bene, andiamo. Vi accompagno. Con permesso. Questo viaggio diventa sempre più lungo, signore. Di questo passo non arriverò mai. Vorrei rivolgervi una domanda, spero mi darete risposta. Ditemi perché mi avete messo tanto vicino al cuore di Maria e tanto lontano dalle sue braccia. Una prova del mio amore per lei. Va bene. L'accetto.
Però non mi trattenete ancora, signore. Manca così poco. Signore, non potete abbandonarmi ora. Dopo tutto quello che ho passato. Siate generoso. Vi supplico. Fate che possa vederla per l'ultima volta. O toglietemi la vita. Perché non saprei più che farmene. Signore, ho tentato di dimenticare. Ho soffocato il mio amore. Ho sacrificato il mio cuore innamorato. Fino ad ignorare i miei sentimenti per mantenere la mia promessa. Ma non ce la faccio. Anche se non lo rivedrò mai più. Anche se la morte lo ha strappato per sempre alle mie braccia. Anche se non potrò più pronunciare mai più il suo nome. Il suo ricordo vive in me, nel mio cuore. Ho bisogno di lui adesso più che mai. Io lo amo. Lo sento vicino. Sento ancora il soffio delle sue parole. Sento ancora il sapore dei suoi baci. Perché non hai sete di acqua, quella che secca la mia gola? Ma è sete dei suoi occhi, signore. Non esiste oscurità più inquietante e più grande della sua assenza. Perché non c'è silenzio più profondo dell'assenza della sua voce. La sua voce. Rinaldo. Maria. Maria. La morte di tua madre. Pregate, figliolo. Pregate. Non c'è preghiera che il Signore non ascolti più volentieri di quella che viene dal cuore di un uomo innamorato.